La contraffazione è l'attività di chi riproduce qualcosa in modo tale che possa essere scambiata per l'originale. I danni economici e sociali connessi al fenomeno sono molteplici. Perdita di posti di lavoro, chiusura di imprese, sfruttamento della manodopera, pericoli per la salute dei consumatori, evasione fiscale e pericoli per l'ordine pubblico. L'Osservatorio Anticontraffazione della Camera di Commercio di Firenze diffonde 5 spot in versione TV, web e radio, sia in italiano che in inglese, per sollecitare l'attenzione dei consumatori verso i rischi potenziali dei prodotti contraffatti. La contraffazione è un chiodo, è un tarlo che ci affligge. Tanti pensano che la contraffazione si riduca a ottenere ed acquistare un pezzo o un prodotto a minor prezzo. Il problema non finisce qui. Ci sta tutto dietro, un problema inerente alla salute, inerente alla nostra economia, inerente il nostro stesso modo di vivere e la salute di tutti noi cittadini. La Camera di Commercio ha affrontato con impegno questo osservatorio, ovviamente facendo tesoro anche delle altre istituzioni che ci hanno aiutato in questo percorso, in primis le associazioni di categoria, ma lo stesso prefetto che ha messo a disposizione personaggi e strumenti che ci hanno aiutato in tutto questo. Bene, l'osservatorio ha pensato ad una nuova campagna informativa per sensibilizzare l'opinione pubblica ad essere cauti, attenti negli acquisti, ad avere consapevolezza dei prodotti che si vanno ad acquistare, e questo vale per il fenomeno della contraffazione ordinaria, ma anche per quella informatica. La difesa dell'elemento che identifica una qualità di un bene è fondamentale. Dopo il lavoro svolto, ovviamente la strategia che ci proponiamo e stiamo lavorando è quella della conoscenza, della pubblicità e della informazione sia ai cittadini che alle imprese. Un'impresa riesce a tutelare, a registrare i propri segni distintivi, il proprio logo, chiaramente anche qualora poi si imbatta nel fenomeno della contraffazione potrà avere comunque una tutela civile, penale, amministrativa, e quindi cercare in qualche modo anche di poter denunciare e di ottenere un risarcimento del danno subito. Ci saranno appunto 5 spot, sia in italiano che in inglese, saranno distribuiti in tutti i luoghi pubblici tipo cinema, luoghi sportivi. Poi abbiamo in mente e stiamo già organizzando addirittura una campagna pubblicitaria di informazione nelle scuole di tutti i gradi e tipo. Ci saranno gli aeroporti di Pisa e di Firenze, quindi ecco, la nostra intenzione come Camera di Commercio è proprio quella di fare informazione su un problema di natura veramente enorme, specialmente da noi dove abbiamo turismo, abbiamo la produzione di tutta una serie di prodotti che purtroppo sono molto contraffatti.